Bene, buongiorno, bentornati. Io sono Maurizio di Italinium, con me ci sono Simone Battistotti e Arianna Elvironi, esperti di arredamento di interni. E la cosa di cui volevamo parlare in questa puntata, la domanda sostanzialmente, è legata a come stanno cambiando i modi di abitare gli spazi. Domanda che, vabbè, mettiamola così, noi stiamo facendo la domanda, ma in realtà ne abbiamo già parlato in tempi non sospetti, in tempi, magari, mettiamola così, anche un attimino più semplici rispetto a questi. Eravamo partiti da un ragionamento: com'è che la pandemia ha cambiato il modo di abitare? Perché ci sono delle tendenze che vengono indicate, mettiamola così, dalle grandi aziende, ti viene detto che chiaramente cambia in un modo o nell'altro. Però io volevo parlare con te perché mi evidenziavi proprio delle tendenze che sono emerse dalla tua esperienza, cioè dalle domande che ti stanno facendo i clienti a seguito, insomma, di questo periodo di particolarmente complicato, mettiamolo così. Sì, cioè, allora, sì, le domande più ultimamente, le richieste che mi vengono fatte è di migliorare gli spazi di casa. Ma migliorarli dal punto di vista funzionale, ma anche a livello decorativo della casa, cioè perché le case sono abbastanza impersonali, perché la pandemia ci ha portato a stare più rinchiusi in casa, logicamente con lockdown soprattutto, e ci siamo resi conto, perché mi ci metto anch'io in mezzo come tutti, che la casa a volte non ci rappresenta come siamo noi, insomma, quindi la troviamo una casa anonima e quindi cercano di migliorarlo dal punto di vista a livello di funzionalità e a livello anche decorativo, e quindi sono lavori che magari prima non ci facevi caso perché uscivi al mattino, rientravi alla sera, quindi mangiavi, quindi non la vivevi la casa come si vive oggi. E quindi sì, hanno notato che le case hanno bisogno di essere migliorate dal punto di vista decorativo, dal punto di vista anche funzionale, quindi migliorare gli spazi, cambiare l'arredo, ma non tanto per cambiarlo, ma proprio per una necessità impropria di migliorare. Sì, quindi non cambiare il divano necessariamente perché è distrutto, o la cucina perché ormai ha un tot d'anni. Cioè, magari tu l'hai acquistato si è cambiato il divano, lo si è acquistato con un'esigenza diversa di oggi. Soprattutto adesso lavorare in casa ti comporta ad avere uno spazio dedicato per lavorare a casa, quindi creare una zona ufficio, che logicamente nelle case in pochissimi veniva richiesto, mentre oggi sempre di più viene richiesto uno spazio dedicato all'office, dove lavorare l'ufficio, quindi come progetti col computer. Sì, quindi c'è, diciamo, sia in un certo senso la tendenza a dover rivedere gli spazi in ottica funzionale, perché devi crearti degli spazi che prima magari non c'erano, perché chiaramente quando arrivavi a casa non è che tiravi fuori il computer e ti mettevi a lavorare. Adesso ci sono stati periodi in cui magari eri costretto a farlo, quindi è giusto che ci siano o degli arredi progettati in funzione del darti la possibilità di utilizzarli anche in quella funzione sostanzialmente, ma anche il cambiare gli arredi non per una questione funzionale, ma di percezione in un certo senso, perché come dicevi prima eri dentro fuori casa, quindi alla fine la casa era puramente funzionale e via. Il fatto di restare bloccati in casa magari ti fa anche capire che può essere, magari tu come persona preferisci un materiale rispetto ad un altro, hai bisogno in un certo senso di essere rassicurato dall'ambiente, quindi... Esatto, poi dopo una tendenza che ho visto è la richiesta di cose più naturali, al di là dei materiali proprio legno vero o cose del genere, però anche i colori, non so, i colori stessi, anche se usiamo un laminato, però una volta magari si usava più il grigio, il tortora, adesso si cerca di usare con tonalità calde, sempre anche i grigi e tortora, però più tonalità calde, quindi più naturali, più rivolti verso la natura, cioè quello che riguarda quindi tonalità più naturali.
Sì, forse anche più, come dire, caratterizzanti da un certo punto di vista, perché fin tanto che magari prevalgono, come dicevi tu, c'è il Tortora, il bianco, sono un po' quelle tonalità un po' neutre che vanno bene per tutte le stagioni. È un po' la stessa differenza se tu dovessi prendere ad esempio il Rovere per farne un parquet tra quello bello senza nodi e spaccature, ok, è sicuramente più asettico rispetto a uno pieno di nodi e spaccature, che però ti dà più carattere, esatto, magari è un calore diverso, quindi tu vedi un po' la tendenza anche... Sì, personalizzare, dare più carattere alla casa, quindi c'è proprio anche il termine giusto secondo me, dare carattere, cioè di creare un ambiente che rappresenti più possibile la persona che la vive. Finora sostanzialmente abbiamo individuato che il cambiamento può essere dovuto a una questione di funzionalità degli arredi, sostanzialmente, a una questione di caratteristica degli arredi, quindi materiali, quindi trovare qualcosa che ti rappresenti un po' di più, che ti dia più, che ti restituisca, mettiamola così, in termini di calore, ma può essere che ci sia anche qualche, possiamo dire qualcosa magari relativamente ai nuovi spazi, alla divisione tra ambienti. Arianna, prima ne parlavamo, Sì, una nuova necessità che è sociale e culturale, che sta avvenendo molto, è la necessità di separare la cucina dalla zona giorno. Questo era in passato, c'era sempre la cucina abitabile come fulcro nucleo del focolare, no? Dove comunque la madre cucinava e i figli già facevano i compiti. Poi gli spazi sono cambiati, quindi per rimpicciolire zona giorno e zona cucina sono state unite. Mentre adesso, dati appunto gli ultimi avvenimenti, gli ultimi anni che abbiamo trascorso, è di nuovo tornata forte questa necessità, proprio per anche riseparare la funzionalità degli spazi e dare più possibilità a tutti gli abitanti della casa di vivere ognuno il proprio piccolo spazio. Cosa mi fa venire in mente una considerazione abbastanza malvagia, che quindi sono fortunati quelli che hanno ristrutturato delle case degli anni 70. Perché nelle case degli anni 70, almeno è una cosa che ho visto abbastanza spesso, c'era l'abitudine, tu entravi dalla porta di casa, avevi da una parte corridoio lungo, da una parte porta, cucina e via. Dall'altra parte porta, salotto, che restava ghiacciato e fermo fin più o meno a Natale e Pasqua, perché era la stanza buona, la usavi in quelle due occasioni là. Quando le case venivano ristrutturate, l'ho visto in più di qualche caso, venivano aperte tutte e due le porte, buttato via la porta, creato gli archi per creare quell'ambiente, diciamo, unico, che poi nelle case progettate di nuovo, da nuovo, mettiamo così, c'era la zona, diciamo, tra il soggiorno e la cucina e divisa dalla schiena del divano, o comunque spazi aperti dove convivono questi due ambienti. Quindi stiamo tornando un po' alla tendenza di doverli dividere gli spazi per una questione di convivenza forzata in un certo senso. Sì, diciamo così. Giù tutti gli archi, sulle porte di nuovo. Sì, le porte, logico, adesso ci sono porte molto più belle, molto più, cioè puoi creare delle situazioni di apertura e chiusura molto diverse rispetto a una volta, non la porta da 80, puoi anche creare le aperture da 1,60 m, quindi hai sempre quell'unione dei due ambienti, però all'occorrenza chiudo. No, chiaro, era un po' ironica, sì, fino a un certo punto, però va a riprendere quell'idea, sì, di una volta c'erano le stanze divise, che poi erano divise per altri motivi, sì, perché aveva la stanza buona e, certo, quella, la cucina dove facevi, cucinavi e quindi non volevi che poi gli odori passassero di qua e di là. Certo. Dal tutto aperto, adesso torni al doverle di nuovo separare per quanto possibile per una questione di... Si preferisce tornare a chiudere la cucina. Ma per esempio mi è capitato recentemente di una cliente che ha comprato casa su carta e aveva tre camere da letto, la terza camera più piccola ci ha fatto la cucina perché era vicino al soggiorno, quindi via la cucina dal soggiorno e l'ha messa nella posta della camera. Ah, ok. Bene, quindi ritorniamo. È abbastanza interessante vederle un po' anche col passare degli anni queste tendenze come si stanno evolvendo. Anche se queste magari preferivamo non fossero, diciamo, dovute a motivi come questi, però comunque è sempre interessante vedere come ci siano dei cambiamenti che derivano, anche se sono un attimino forzati, ci portano ad avere un modo di vivere diverso in un certo senso. Ok,
Possiamo, la lanciamo l'anticipazione, Arianna, tu sarai più coinvolta nel prossimo episodio, nel quale parleremo di vivere, ma in modo un po' particolare, un po' diverso, quindi vi diamo appuntamento al prossimo video e vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, e cliccare sulla campanellina per restare aggiornati sugli aggiornamenti, insomma ricevere le notifiche, metterci un like e farci sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie e al prossimo video.